Attenzione, bentrovati e a prima domanda, ma i tifosi tedeschi che hanno sfasciato il centro di Napoli devono rispondere di questa vergogna? Devono pagare per questi danni arrecati? Cosa sarebbe accaduto se fossero stati tifosi napoletani o italiani in Germania a fare questa vergogna? Ecco, io credo che noi dobbiamo intervenire con durezza contro chi pensa che in Italia sia terra di nessuno e si possa fare quello che si vuole. Ma l'altro aspetto è il governo. Ma il governo sapeva perfettamente che questi erano dei facinorosi, delle persone pericolose. Tant'è vero che si era fatto il divieto di farli venire a Napoli, ma poi non c'è stata nessuna capacità di controllare nulla. Quali sono le disposizioni che il governo centrale ha dato per evitare che Napoli fosse messa a soqquadro da questi delinquenti, perché sono delinquenti? E noi pensiamo sempre alla Germania come essere pulito, preciso, eccetera. No, ci sono anche i delinquenti tedeschi, ci sono i delinquenti inglesi, ci sono i delinquenti di paesi che hanno fama di essere precisi, ma che poi nascondono anche, come capita dappertutto, come ci sono i delinquenti italiani, delle persone che non possono rimanere impunite rispetto al disastro realizzato. Poi sicuramente vanno punite anche le reazioni di altre tifoserie, anche napoletane, ma soprattutto la vergogna è il governo nazionale, che ancora una volta ha dimostrato di non saper affrontare un'emergenza annunciata. Un'emergenza annunciata. Però la prima cosa, devono pagare i danni. Bisogna non mollare su questo. Io ho apprezzato, devo dire, moltissimo il governo maltese che ha processato per direttissima un italiano che era andato lì e aveva fatto dei graffiti sopra un reperto archeologico antico. Ha fatto bene. In Italia, quando fanno un danno, al contrario, i processi durano per un sacco di tempo, quando è evidente che, io capisco che deve esserci tutta la garanzia di difesa quando un tema è controverso, ma se uno lo prendi lì che sta sfasciando un monumento, ma tu lo devi punire subito. E hanno fatto bene le autorità maltesi, hanno fatto bene. Questo è intollerabile, assistere a quelle scene è vergognoso e non possiamo lasciare che la cosa resti impunita, punto. Poi resta il problema che il governo non sa gestire l'ordine pubblico, non l'ha fatto in molte situazioni e deve porsi questo problema e lo devono porre con forza le opposizioni. Poi c'è stato il dibattito al congresso della CGIL dove Calenda, in questo confronto dove c'era anche Conte, dove c'era la Schlein, eccetera, ha detto che lui non vuole governare con Conte e col PD. Ma voi che ne pensate? Ma chi lo vuole a Calenda? Cioè veramente pensiamo che un'alternativa al governo delle destre si faccia con Calenda? Io penso che questo governo deve andare a casa, e quello che dice Michele lo condivido e lo sottoscrivo tutto. Credo che l'alternativa deve essere costruita da Conte con tutte quelle aree progressiste, a cominciare dal PD della Schlein, se veramente sulle scelte concrete, come sembra su alcune, sul salario minimo, io apprezzo che la nuova segretaria del PD abbia preso una posizione netta. Dobbiamo fare in modo che questo si trasformi in voti parlamentari, in scelte coerenti. Ma io credo che Calenda non serva. Calenda non serve a questa coalizione perché ha una posizione, ovviamente, su molti temi assolutamente insopportabile. Cioè Calenda vuole riempire l'Italia di centrali nucleari quando le centrali nucleari sono fallite in Francia. In Francia, paese nucleare, il nucleare è fallito. Ormai è evidente che le rinnovabili hanno un costo così basso e sono molto più ovviamente accettate dalla popolazione che è fallito. Questa è. Basta. Questa è la realtà. Quindi basta Calenda, basta sciocchezze, basta persone che non ci servono. E invece la Schlein, io Conte credo che debba chiedere alla Schlein cosa vuole fare per difendere il reddito di cittadinanza. Perché quello è invece una misura importante e discriminante. Possiamo davvero accettare che centinaia di migliaia di famiglie vengano mandate sul lastrico, in difficoltà, in condizioni di assoluta povertà, perché la Meloni, e torniamo al terzo punto di oggi, la Meloni che tanto ruggiva, c'è una bella frase, diciamo così, che gira sul web, che dice opposizione da Leone e governo da Meloni.
per opposizione da Leoni, governo da Meloni. Perché obiettivamente la posizione di Fratelli d'Italia, quando la posizione di Fratelli d'Italia quando stava all'opposizione era durissima contro le banche, contro i grandi poteri, cioè ora non c'è nulla. Nessuna iniziativa nemmeno per tassare gli extra profitti di banche multinazionali. Allora, è al contrario, con quello che accade sulla guerra si stanno sostanzialmente finanziando in modo notevole tutte le industrie belliche. Allora, credo che questo, giustamente dice Antonio, io non so ancora la slang che vuole fare, e lo vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando poi si vota in Parlamento si vede che cosa succede. Questo lo vedremo e potremo dare un giudizio. Certo, io auspico che si riprenda quel sostegno a Conte che c'era nel Conte 2 e si riprenda quella posizione che ha consentito di avere al governo una scelta come il super bonus, di mantenere e migliorare il reddito di cittadinanza. Noi dobbiamo andare sulle cose concrete, le cose da fare. Come d'altra parte ho detto ieri ai nuovi consiglieri regionali eletti nel Movimento 5 Stelle, nel Polo Progressista, perché abbiamo fatto un bellissimo incontro sulla transizione ecologica e digitale ed è stato il primo incontro dove abbiamo parlato con i neoeletti del 5 Stelle alla Regione Lazio, Roberta Della Casa, con Valerio Novelli, con Marco Colarossi. Non è potuto venire l'ultimo consigliere regionale perché è stato già anche sindaco di Pomezia e ci sono in corso delle discussioni, e poi Alessandra Zippieri, che è la consigliera regionale eletta dal Polo Progressista, Ecologista e di Sinistra, una bravissima assessora anche all'istruzione, quindi all'educazione del Comune di Albano, che ovviamente tutti si sono impegnati a dare seguito alle cose dette in campagna elettorale. Io credo che siamo i primi ad aver fatto ieri, a due giorni dall'insediamento del Consiglio regionale del Lazio, che è stato insediato il 13 di marzo, peraltro il giorno del mio compleanno, quindi sono contento che hanno fatto questo insediamento, spero che mi porti bene, cioè che faccia in modo che i nostri consiglieri possano ottenere almeno l'educazione ecodigital in tutte le scuole della Regione Lazio, una piccola cosa da fare per sostenere le start-up innovative, per fare cose vere. Ma torniamo alla Meloni. La Meloni vuole togliere il reddito di cittadinanza anche ai più poveri e più diseredati e non ha il coraggio di fare una tassa sugli extra profitti delle banche e delle multinazionali. Allora, voi su queste cose dovete martellare. Io lo dico a voi che mi seguite e devo dire, tra l'altro vi lamentate pure qualche volta che non faccio la diretta, ma non riesco tutti i giorni. Ovviamente in campagna elettorale non ne ho mancato uno perché dovevamo parlare a tutti, dovevamo motivare tutti. Oggi cercherò, continuerò a parlarvi ovviamente, a darvi quella che è la mia opinione, ma anche se vogliamo l'incoraggiamento in una battaglia che va fatta fino in fondo. Il mio obiettivo è far cadere il governo delle destre e riportare al governo innanzitutto Conte, perché mi sembra che sia comportato meglio di tutti, e poi una coalizione progressista, ecologista, vera di sinistra. Ho visto che i 5 Stelle stanno lavorando meglio in rapporto anche col gruppo verde europeo, vedo che ci sono opposizioni strumentali di chi teme di perdere una leadership all'Europa, eccetera, ma bisogna lavorare sulle cose, lavoriamo e vinciamo le battaglie concrete. Ora adesso tutti idolatrano la slide e cercano di scrivere Conte. Vabbè ragazzi, questi sono i meccanismi dell'informazione. Sappiamo che Giuseppe Conte non è amato dai mass media ufficiali, è stato molto rigido contro alcune lobby, questo conta. Ma noi dobbiamo usare tutti i canali alternativi che abbiamo a disposizione e capire che oggi nel 2023 abbiamo a disposizione tanti altri canali e dobbiamo usarli tutti, tutti, con intelligenza e con determinazione. Ecco perché non dovete assolutamente, non dobbiamo mollare sull'affermare la verità e sul diventare anche attivisti digitali, quindi non parlare solo tra noi, parlare agli altri, parlare a quelli ancora da convincere. Voi dovete pian piano organizzarci bene. Ci siamo abituati alle sue dirette, perché però sappiamo bene che se non la fai è perché è impegnato. Ecco, grazie Antonio della comprensione, perché ieri per esempio stavamo facendo proprio questa conferenza che potete rivedere in streaming anche su Radio Radicale, ve la rimetterò anche con un link, dove abbiamo parlato appunto con giovani imprenditori,
con i giovani Ecodigital, abbiamo fatto parlare questo consigliere regionale di 23 anni che è uno dei consiglieri, il consigliere più giovane, e l'abbiamo eletto nella lista del Movimento 5 Stelle, nella coalizione che è stata fatta 5 Stelle Polo Progressista. Dobbiamo lavorare bene. Quindi io aggiungo una cosa, domani vi invito a, ovviamente quelli che stanno a Napoli possono venire direttamente, ma gli altri spero che l'associazione dei comuni riesca a mandare anche uno streaming. Ci sarà una bellissima manifestazione, io ci vado apposta, è una manifestazione al centro di Napoli dei sindaci dei comuni del sud, del centro e del nord della Lega delle Autonomie Locali contro il decreto di Calderoli che vuole spaccare l'Italia. Assolutamente. Quindi noi non dobbiamo consentire che si rompa il nostro paese. Il paese va migliorato, ci sono tanti problemi in Italia, ma spaccare l'Italia per fare gli interessi o il piacere a Calderoli e a Salvini, che è una cosa patetica, noi questo non lo possiamo tollerare. E non lo dobbiamo riuscirci con molta fermezza e con molta nettezza. Quindi procediamo con forza. Domani, tra l'altro, il 17 marzo è la festa dell'Unità Nazionale dell'Italia, il giorno dell'Unità Nazionale, e proprio in questo giorno i sindaci sud, centro e nord hanno deciso di stare a Napoli, grande città del sud, che verrebbe ancora di più massacrata non solo dai tedeschi ma anche dal barbaro Calderoli, per dire che l'Italia va migliorata sicuramente, che abbiamo tanto da dire anche su come è stata fatta l'Unità Nazionale Italiana, ma l'Italia è un paese unitario dove i diritti vanno garantiti a tutti i cittadini, nord, centro e sud, dove va garantita una scuola pubblica, va garantito un reddito di cittadinanza minimo ai poveri, va garantita l'assistenza, va garantita la sanità, vanno garantiti elementi centrali di civiltà. Io vi saluto e vi auguro una buona serata.